Quarta di copertina. Quarta di copertina. Ben arrivati, bentornati, benvenuti ai suggerimenti di lettura di Caffè Italia. Io sono Dario Albertini e sono sempre molto felice di ricordarvi che tutti i nostri suggerimenti, tutti i libri dei quali vi abbiamo parlato, vi parliamo, vi parleremo, li trovate raccontati, si può dire così, appena appena tratteggiati, forse è meglio, sul podcast e sul canale YouTube. Chi mi segue da un po' sa che non mi accontento del prendere in mano un libro dal fronte, girarlo e ispirarmi alle poche righe che illustrano il libro proprio sulla quarta di copertina, si chiama così. Mi piace contestualizzare la storia che vado a raccontarvi, o meglio ancora incastonarla, come se il libro di cui vi vado a parlare fosse un diamante, che poi in qualche modo lo è, in qualcosa, in una narrazione un pochino più ampia, che oggi parte da una domanda. Quali sono le librerie che vi piacciono? Le piccole librerie? Le librerie indipendenti che resistono? Oppure le librerie di catena? Oppure preferite acquistare sulle piattaforme? O ancora, nei vostri viaggi o magari nella località dove vivete, avete mai visto le librerie itineranti? Cosa sono le librerie itineranti? Beh, le librerie itineranti sono dei pulmini, a volte dei tre ruote, l'ape car, non vuole essere pubblicità del famoso mezzo, trasformati in librerie. Li troviamo in moltissime regioni d'Italia, dal nord al sud e anche nelle isole. Arrivano col loro motore po, scoppiettante, si trasformano perché si svelano, si aprono come degli scrigni, e voi che abitate lì, o più spesso il turista, potete ammirare, acquistare i libri. Ma c'è una cosa in più: di solito avete la possibilità di chiacchierare con questi temerari delle librerie viaggianti, perché ci vuole coraggio effettivamente. Già oggi in Italia ci vuole coraggio ad essere librai indipendenti. Pensate poi se itineranti. Cosa fanno quindi i librai itineranti? Vi portano i libri sotto casa, oppure in spiaggia o sul lungomare dove state sorseggiando una bibita in famiglia o con amici, e voi avete la possibilità di concedervi questa divagazione. Dicevo, quali sono le librerie che vi piacciono? Magari me lo direte nei commenti, oppure me lo scriverete a caffeitaliaradio@gmail.com. Vi dico quali piacciono a me. Quelle itineranti sicuro hanno un che di romantico infinito, ma mi piacciono tanto le librerie indipendenti che in alcune città si trovano nei vicoli. Le librerie indipendenti dove il libraio o la libraia ti guarda e sa esattamente, da pochi sguardi oppure da poche battute, qual è il libro per te. Questa è la libreria che mi piace, anche se poi per comodità capita anche a me, capita anche a noi di Caffè Italia, di comprare in piattaforma o di mettere, e lo facciamo sempre per diverse ragioni, un link a una piattaforma dove potete andare a ordinare i libri di cui vi abbiamo parlato. Ma fondamentalmente ci piacciono quei luoghi dove il libraio è una persona che ama i libri, ne ama il profumo, ne ama i colori, adora quando il corriere arriva, scarica le novità, e vedi lì il libraio, la libraia che apre queste scatole e indugia, magari rannicchiata per terra, accovacciata, indugia, li gira, li rigira fra le mani prima di andarli a mettere sullo scaffale. Quello stesso libraio, quella stessa libraia, poi sono anche capaci di andare a scovare un libro che è lì da anni e che non pensavano avrebbero venduto mai più, ma proprio voi, sì, voi lo avete chiesto.
Oppure avete fatto intendere al libraio che quello è il libro che volete. Ed ecco che in quel momento scatta una magia. Scatta il rapporto personale fra noi lettori e il nostro libraio, la nostra libraia. Ma adesso qualcuno, quelli che non hanno già cliccato per chiudere il lettore del podcast e sono rimasti per sentire dove Dario Albertini voglia andare a parare, adesso la domanda se la stanno facendo, ma tutto questo preambolo per parlarci di quale libro? Beh, perché vi voglio proprio parlare di un libro non recente, o meglio, non di uscita recentissima, è un libro che è uscito a giugno del 2023 e che si intitola L'uomo che portava a spasso i libri. Ne è autore Carsten Henn. Avete colto il perché? Eh sì, perché c'è questo libraio che non si limita a lavorare in una libreria fino al giorno in cui purtroppo perde il lavoro, ma lui va direttamente a casa dei clienti più affezionati. E ha una caratteristica quest'uomo, ce l'ho anch'io per la verità. Ha grosse difficoltà a ricordare i nomi. Magari riconoscerà quel volto fra milioni di persone, ma ad associargli correttamente il nome fa un po' fatica. E allora lui chiama i suoi clienti famosi con i nomi dei personaggi dei libri che hanno scelto e che va a consegnare. Questa è una cosa molto molto bella. Per esempio Mr. Darcy, il dottor Faust, Jane Eyre, Pippi Calzelunghe, Ercole, no? Lui ha questa grande passione per i libri, sviluppa questa grande affettuosità per i suoi clienti. Lavora in questa antica libreria, scura anche come contesto, polverosa, di grande tradizione, dove la gente va veramente per il piacere di vivere, respirare queste, non la polvere, magari anche queste atmosfere. Vi sto incuriosendo. Io spero che voi abbiate voglia di conoscere questo anziano libraio che si chiama Karl Kolhoff, che è protagonista di un romanzo molto delicato nel quale improvvisamente fa la sua comparsa una bambina vestita di giallo che avrà un ruolo molto importante. È una rompiscatole questa bambina, diciamo, rompe le uova nel paniere nella vita di Karl, ma gli darà degli stimoli nuovi, lo aiuterà a superare questo momento di crisi, perché il nostro Karl perderà il lavoro. Vediamo quanto tempo mi è rimasto per parlarvi di questo libro. Sì, ho ancora qualche minuto e lo voglio spendere dicendo che è un libro che possono leggere davvero tutti. È un libro per le nonne, è un libro per i genitori, è un libro per i ragazzi. Bambini non saprei, è uno stile di scrittura molto semplice, però magari bambini proprio piccolini potete leggerglielo. Però ecco, cari genitori, care mamme, cari papà, è uno di quei libri che, se avete la voglia di farlo e anche la capacità di interpretare un po', potreste leggere ai vostri bambini, mentre i ragazzi lo possono leggere tranquillamente. È un libro pubblicato da Giunti, lo dicevo all'inizio, nel giugno del 2023. Si intitola L'uomo che portava a spasso i libri. Ne è autore Carsten Henn. In Germania è diventato veramente un bestseller. Da noi non tanto, però vi assicuro che è un libro
bello e che vale la pena leggere, respirare, perché ripercorrerete proprio tutti quei fotogrammi che vi ho offerto all'inizio, quando sembrava, e qualcuno di voi l'avrà pensato, che non fosse chiaro dove sarei andato a parare. C'è lo spirito della libreria itinerante, anche se il nostro protagonista Karl Kohlhoff lavora in una libreria di vicinato, in un negozio fisico che ha la sua serranda, ha i suoi banconi e tutto il resto. Vi verrà da pensare a qual è la libreria che vi piace. Penserete a quando entrate in una libreria di catena e penserete a quando invece entrate dal vostro libraio di fiducia, oppure anche se non ne avete uno, quando siete in un posto che state visitando, dove siete di passaggio, vedete una libreria piccolina, entrate e scoprite che state già chiacchierando col libraio o con la libraia. E poi scoprirete la storia. Ve lo consiglio veramente, ve lo consiglio non da ideatore, conduttore di Quarta di Copertina su Caffè Italia, ma da lettore e da uomo, essere umano che ama entrare nelle librerie quanto più piccole possibili. L'uomo che portava a spasso i libri, di Carsten Henn, per giunti a Quarta di Copertina, i suggerimenti di lettura di Caffè Italia, che trovate come sempre tutti sul podcast, sul canale YouTube, e con l'invito a venirci a seguire, a mettere i vostri like sui nostri social. Grazie per l'ascolto da Dario Albertini, ci sentiamo per leggere insieme, ma anche no, piuttosto direi divagare sulla prossima Quarta di Copertina. Quarta di Copertina.